sì, mi dai una mano a gonfiarlo. Gonfia. Un vero piacere, ho aspettato ieri sera voi, anche di notte, così avete potuto apprezzare Ischia anche di notte con tutte queste luci, questi posti bellissimi. Poi so che ieri sera siete stati a cena con il mio amico Gennaro Amato, so che vi ha fatto gustare un po' i piatti della zona, che come cucine qua siamo abbastanza buoni, e so anche che Voci di Corridoio, qualche amico voleva restare qua per, a parte per i piatti, per i posti che continuiamo a dire che sono stupendi qua. Questi posti stupendi come il Fungo, che è il simbolo di Laccameno, i due approdi che abbiamo fatto qua negli ultimi 4-5 anni, visto che Ischia è un posto di turisti e quindi viviamo appresso al diporto. E vi auguro un buon viaggio fino a Londra e portate i nostri colori italiani su a Londra. Per quanto riguarda l'esposizione, vi ridico auguri per l'esposizione e portate bene i colori lì a Londra. Siamo interessati, solo che non abbiamo la chiave a tubo, capito? Perché stiamo perdendo un po' di tempo. Chiave a tubo. 3 ottavi. Dai, Meppi, accendi. È tutto lento. No, già fatto, chi si cade? È lento, completamente. Guarda come si muove. E avvicinate. È elevato. Aspetta, Danny, no, caricare. Minchia, elevato, guarda, Mimmo. Elevato completamente. Mimmo, ascolta, qua sotto è aperto, quindi possiamo entrare. No, è la fascia. Ci mettiamo una fascetta quella a stringi. Arrivo, Che questa non la stringi. Sì. No. C'è una fascetta a stringi. La chiave non serve più, grazie. Siamo qui nella marena di Pitacuda. Pitacuda? Pitacusa. Pitacuda. Pitacuda. Cuda. Cusa. Pitacusa. Allora, ripetiamo. Salve a tutti, siamo qui nella marina di Pitacusa. Pitacuda. Siamo qui nella marina di Gennaro, ora vi dirà come si chiama la marina, ecco, che è un nome strano che dimentico facilmente. E abbiamo provato adesso gli scanner, uno dei due scanner che sta facendo il Palermo-Londra, ride promosso qua dal Sea Club, coadiuvato dal Tecnomare di Palermo. Come prima tappa abbiamo fatto Palermo-Ischia, un'accoglienza eccezionale quella di Gennaro, veramente ci ha fatto mangiare benissimo, ci ha dato la possibilità di dormire in un letto, ci sta dando veramente tanta assistenza. Gennaro, che commercializza da quest'anno questo splendido marchio di gommone che è la Scanner, ci ha permesso di navigare con mare formato ed arrivare a Ischia in perfetto orario. Adesso il resto ve lo voglio fare dire, anche il nome del cantiere lo devi dire tu, ok Gennaro? Il nome della marina è Pitacusa, non Pitacuda come lui insiste nel dirlo. Volevo dire che sono uscito adesso, che non abbiamo ancora provato questi gommoni che tra l'altro commercializzo da quest'anno, e devo dire la verità, mi hanno soddisfatto. E quale prova migliore se non una giornata così, una giornata con delle condizioni meteo non tante perfette. E poi vorrei fare i complimenti a questi folli che sono partiti da Palermo e che arriveranno fino a Londra. Faccio i miei migliori auguri per la loro
per la loro, diciamo, facciataggine che hanno avuto nel fare questa traversata, perché non è una traversata che tutti si possono permettere se non si hanno gli attributi, e devo dire che questo è un equipaggio con gli attributi. Per quanto riguarda il gommone, è una cosa che io immaginavo che praticamente fosse così, con una carena dolcissima sull'acqua, sull'onda, e con un'ottima virata e con dei pregi marinari che vanno a valorizzare quello che è l'aspetto anche poi estetico della barca. Da quest'anno la Digamare si avvale anche di questo punto di ormeggio qua in Marina di Pitecusa. Abbiamo deciso di attrezzare per i nostri clienti sia della Scanner che della Carnevali che dell'Aeron Marina, cioè dei Cayman, di brand che io rappresento, non dimenticando anche la Firebird di questa marina, di attrezzarla per loro, per fargli rendere più confortevole il loro pernottamento su queste isole rischi. Abbiamo cercato di attrezzarlo dando loro un comfort, dando a ogni posto barca un ombrellone, un tavolo con due sedie, per dare la possibilità di stare comodi anche quando scendono dalla barca. E questa è una cosa che è stata molto apprezzata dai nostri clienti e che ci spingono sempre di più a fare di meglio per fare sì che possa crescere sia il nostro marchio come Nautica Mare che il numero di clienti affettuosi che ci segue sempre da anni oramai. Vengo qui da una vita veramente ed sono contento di aver trovato finalmente un marina degno di essere chiamato tale. Fatto da un amico imprenditore noto, l'amico Gennaro Amato, che è veramente uno dei pionieri nel settore della nautica, diciamo non campana ma centro meridionale. Negli ultimi 20 anni si è sviluppato abbastanza assai il paese, che prima come barche qua che c'erano solo qualche riva così, che era all'epoca, ripeto, era l'epoca di Rizzoli, che è un personaggio storico negli anni 50. Ha fatto tanto per questo paese, a parte le strutture alberghiere, vedi il Regina Isabella, vedi il San Montano, è stato un personaggio che ha pubblicizzato abbastanza bene l'acquamena nel mondo, non in Italia, nel mondo, perché all'epoca grazie ad Angelo Rizzoli venivano un sacco di personaggi, vedi gli Agnelli, tutti gli attori che giravano intorno a lui, perché era un grosso personaggio televisivo, cinematografico. E poi anche noi qua, sempre qui all'Accamino, a parte Rizzoli, abbiamo la patrona dell'isola che è Santa Restituta, e la protettrice dell'isola d'Ischia, a parte anche voi che venite di notte per mare, voi da Palermo, Santa Restituta all'epoca nel 300 è venuto dall'Africa, e quindi allora noi come marittime la consideriamo la protettrice del mare. Cosa dire? Auguri a questo equipaggio e che ci possiamo rincontrare un'altra volta l'anno prossimo sulla stessa rotta per il mare.